appuntamento di questo corso di formazione, ciclo di webinar dedicati allo sviluppo del sito web di un comune. Vi ricordo, sto aspettando che voi entriate, siete già abbastanza numerosi, siete circa la metà di quelli che devono partecipare e vi ricordo che questo ciclo di webinar viene realizzato da Formez PA, da Agid e dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Nell'ambito di un progetto che è informare e formare per la transizione digitale per le PA. È un progetto di Formez che vi proporrà da qui ai prossimi mesi delle attività di formazione, soprattutto destinate appunto a utenza particolare rispetto appunto ai temi che tratteremo. Vi ricordo che questo è l'ultimo appunto webinar del nostro ciclo, ma stiamo già avviando il secondo che è relativo alla progettazione ed erogazione di servizi web. Anche quello è un corso pilota. Trovate le indicazioni sui nostri siti, cioè sia sul sito di Formez PA, di Agid e del Dipartimento per la trasformazione digitale. In particolare troverete i programmi, i docenti, gli esperti e le date sulla piattaforma Eventi PA di Formez, da cui vi potete anche registrare. Allora, che succede oggi? Oggi parliamo dalla progettazione allo sviluppo del software per un sito web. I relatori sono Riccardo Iaconelli, che è un esperto di open source al Dipartimento per la trasformazione digitale, che ha guidato la strategia open source di Mozilla, che ci racconta come sviluppare il software pubblico in maniera aperta. A seguire Alessandro Sebastiani, sviluppatore e programmatore sempre del Dipartimento per la trasformazione digitale, un appassionato di Internet of Things, di elettronica, di tecnologia, e ci parla delle risorse disponibili per sviluppare il sito di un comune. Tra queste due comunicazioni ci sarà una piccola pausa caffè e chiuderà i lavori Stelio Pagnotta di Agid al posto di Rosa Maria Barrese, che avete già visto nelle altre occasioni, che aveva un impegno non rimandabile. Io non rubo più tempo e lascio la parola a Riccardo Iaconelli per la sua comunicazione. Riccardo, se vuoi collegare la Eccoci webcam qua. e il microfono. Mi vedete? Tutti quanti? Eccoci qua, ci vediamo Perfetto. e ti sentiamo. Fantastico. Cominciamo bene allora. Grazie Alessandro. Ci sarà un pochettino di logistica perché sarà Alessandro a proiettare le mie presentazioni per purtroppo dei piccoli problemi di tipo software. Allora, intanto benvenuti a tutti e benvenuti a questo terzo webinar. Vi parlerò oggi di uno degli step successivi che ci sono nella realizzazione e progettazione di un sito web di un comune. Fino adesso nei primi due webinar avete visto come si progetta un servizio centrandolo sulle esigenze di un cittadino e come mettere i cittadini al centro di questo sforzo di progettazione, come selezionare i contenuti, come selezionare il software per fare sì che questo sia un servizio efficiente, insomma è un sito che risponde ai bisogni poi dell'utenza. Oggi andiamo a vedere qualcosa di un pochettino più tecnico. Parto anche io un pochettino come ha fatto Daniele dalle vostre domande, anche se in modo un po' più implicito, e quello che cercherò di fare è di darvi una presentazione che non sia ipertecnica, ma che esattamente come nella presentazione di Daniele, vi dia il lessico, le parole, gli strumenti che poi potete adoperare quando andrete o a commissionare un software, l'installazione, la messa in opera di questo software da un fornitore o da un rivenditore di servizi. Io vedo delle finestre che appaiono, no, ok, va tutto bene, mi vedete ancora, ok, perfetto. Scusate, nella mia prima lezione devo confessare con questo strumento, quindi è tutto un pochino nuovo anche per me in questo momento.
Comunque, vi dicevo, ci sarà una prima introduzione che vi farò io, in cui vi introdurrò il progetto Developers Italia, che è un po' un parallelo del progetto Designers Italia, ma per quanto riguarda la gestione, la manutenzione e lo sviluppo poi del software che andrà messo in produzione, e anche e soprattutto vi dirò i vantaggi di quello che è un ecosistema di sviluppo aperto. Quindi il metodo di sviluppo che è stato scelto dal legislatore nel caso articolo 68 e 69, e perché questo è così importante, perché questo tipo di ecosistema e metodo di sviluppo è così trasformativo, e perché applicarlo in un contesto pubblico può portare numerosi vantaggi. Dopo di me, che quindi non vi spaventate, sarà un'introduzione un pochino più teorica, Alessandro, il mio collega vi farà vedere come in pratica utilizzare gli strumenti all'interno di un comune. Vai pure Alessandro. Alessandro, puoi andare avanti, per favore? Allora, le norme di riferimento le ho messe come primissima slide. In realtà credo che sia un problema di ricarica. Vabbè, sono gli articoli 68 e 69 del codice di amministrazione digitale e le cosiddette linee guida su acquisizione e uso di software per le pubbliche amministrazioni, che non sono altro che un documento che Agida ha rilasciato per specificare meglio il significato e per dare attuazione a questi due articoli. Vai pure avanti. Allora, che cosa dicono questi due articoli? Molto molto brevemente, vi faccio un riassunto, diciamo, per portarci a casa i concetti fondamentali che ci servono all'interno di questa lezione. Allora, il primo articolo, che è l'articolo 68, introduce il concetto di valutazione comparativa. Da qui nascono degli strumenti che andremo a vedere tra poco, che sono uno strumento per la valutazione comparativa e il catalogo del software. Perché? Perché tutte le pubbliche amministrazioni, prima di poter acquisire, quando stanno cercando, hanno progettato un servizio, stanno cercando del software per metterlo in opera, devono prima di tutto ricercare tra le soluzioni a riuso della pubblica amministrazione ed open source. Per questo, adesso andiamo a vedere, ci sarà un catalogo. Nel caso questa cosa non sia fattibile, ma direi in ogni caso, ma nel caso non abbiano trovato soluzioni a riuso open source, devono effettuare una valutazione comparativa che deve essere depositata agli atti. Ah, stiamo usando, grazie. E l'altro da preferire comunque in ogni caso sempre sono gli standard aperti. L'articolo 69 sul riuso delle soluzioni invece fa l'altro aspetto. Mentre l'articolo 68 si occupa di acquisizione di uso del software, l'articolo 69 è il pezzo che è necessario per creare il completo ecosistema. Per cui, ad esempio, tutte le pubbliche amministrazioni, nel momento in cui sviluppano del software, devono acquisire la titolarità di tutto il codice e tutte le soluzioni che sono state scritte, anche se sono semplicemente modifiche a soluzioni esistenti, e rilasciarle secondo linee guida in un repertorio pubblico. Andiamo a vedere un pochino di più che cosa vuol dire. Il riuso in Italia è un concetto che è molto antico, addirittura attivo, insomma, in termini di digitale, ovviamente, si sta parlando. È stata una delle legislazioni più all'avanguardia all'interno del sistema anche internazionale, perché introduce questo concetto già a partire dal 2005. Nel 2016 il legislatore specifica in un modo più forte che il riuso del software in Italia si fa attraverso un modello che è quello dell'open source e privilegia quello che è il modello open. Sulle basi di questi due articoli, di questa forte volontà, nasce il progetto Developers Italia, che quindi, come vi spiegavo, si basa sul metodo open source. Metodo open source che è in completo accordo con la strategia europea che si è sviluppata nel tempo e che in questo momento è stata ribadita in modo anche molto forte dalle ultime direzioni della Commissione europea. E perché ci si basa? Per generare, prima di tutto, risparmio a livello di sistema, per generare innovazione
a livello di territorio e a livello di economie europee, aumentare la competitività del mercato, perché riduce alcuni dei principali fattori di lock-in, perché nel momento in cui io utilizzo un software open source, sono più indipendente dal fornitore, e incrementare di conseguenza sovranità digitale, le competenze, perché mi rivolgerò ad agenzie del territorio, e supportare in generale la transizione al cloud. Vi dico una parola per rispondere alle vostre domande sull'open source stesso. Quando io parlo di open source, probabilmente ho sentito anche negli scorsi webinar, è un tema che si è trattato, di open source, di open design, quindi di materiali e contenuti che sono stati sviluppati in modo collaborativo, si parla di tutta una serie di componenti software che sono rilasciati tramite queste licenze, chiamate licenze aperte, e che hanno, alcuni li confondono con i software gratis. In realtà l'open source non è gratis, perché è frutto di un lavoro, e quindi giustamente tutti i lavori vanno pagati, sono frutti di uno sforzo che deve essere giustamente remunerato. La particolarità dell'open source è che non viene considerato il software come proprietà intellettuale, ma viene considerato il vero lavoro, tutta la galassia di servizi che sono intorno al software. Voi sapete bene che se dovete erogare un servizio dal vostro comune, sì, chiaramente il software, la scelta del software è importante, ma è importante anche tutto ciò che c'è di contorno, come io mi rivolgo al fornitore magari per una personalizzazione oppure per la messa in opera del software stesso. Bene, l'open source è un modello di sviluppo nel quale questo è il vero valore, tutto ciò che c'è di contorno, e invece il software che viene messo a condivisione tra tutti gli attori che sono interessati a risolvere un determinato problema, e questi attori lo condividono e si crea un ecosistema di sviluppo che, se visto in generale, è estremamente virtuoso, tanto che la maggior parte delle innovazioni tecnologiche, penso a partire dal cloud, all'intelligenza artificiale, alla blockchain, ma in generale ai dispositivi, agli smartphone, tutte queste tecnologie sono tutte basate o quasi interamente basate su soluzioni open source. Perché? Perché è un metodo di lavoro molto più efficiente. Con Developers Italia, con il codice dell'amministrazione digitale articolo 68-69, si cerca di creare un ecosistema di sviluppo aperto per la pubblica amministrazione. Questo ecosistema quindi è creato secondo alcune quattro linee principali. Vi dicevo, riutilizzare il software, e questo comporta ovviamente, nel momento in cui vado a riutilizzare una soluzione che è già scritta, diminuire i costi, che vuol dire un impatto diretto sui bilanci di tantissime pubbliche amministrazioni, perché a questo punto la soluzione la scrivi una volta e la disviene. Innalzamento della qualità delle soluzioni, perché se io trovo un bug e il mio vicino trova un bug, si può risolvere una volta sola, però se siamo in tanti occhi a guardare lo stesso software, probabilmente troveremo più bug. Allo stesso modo, posso avere più fornitori che coinvolgo, perché magari ho dei fornitori di fiducia, ma avendo il codice aperto posso avere più persone, più soggetti che collaborano, che sviluppano lo stesso software e che acquisiscono competenze su questo. L'API stessa forma nuove competenze. E all'interno di un processo di sviluppo aperto in cui si condivide il codice, ma come vedremo tra poco, si condividono anche i problemi, le soluzioni e tutto ciò che appunto è intorno, supporta la VIA a formare nuove competenze e a condividere tutto ciò che si chiamano le migliori pratiche. E ovviamente nel momento in cui è aperto io ci posso guardare dentro, non mi devo più fidare necessariamente del fornitore, ma posso avere un maggiore controllo. I vantaggi, io vi sto ripetendo un po' di questi concetti perché mi accorgo che spesso sono, intanto è una delle vostre domande fondamentali è stata quali sono gli elementi che io posso portare per un decisore politico, per uno stakeholder e spiegare i vantaggi. E io credo che sia una delle cose più importanti perché appunto quando si parla di transizione verso l'open source e quando si parla a maggior ragione di transizione verso il cloud, e l'open source è un fattore abilitante a questa transizione, è molto importante non tanto scendere negli aspetti tecnici, che poi sono dipendenti dalle singole applicative, dal singolo sviluppo, quanto proprio di andare a capire il modello e perché uno sviluppo di tipo aperto può essere interessante anche per una pubblica amministrazione, anche per una piccola pubblica amministrazione. E questi qui sono alcuni dei punti fondamentali. Come vi raccontavo fino adesso, risparmio è il numero uno, è uno dei primi elementi su cui è stata creata la legge del riuso, ancora vi parlo di quella del 2005. Ma con il fatto di essere open source, con il fatto di non dover dipendere
dipendere, per esempio, da accordi bilaterali attraverso delle pubbliche amministrazioni per lo sviluppo di un software. Quello che posso andare a fare è posso by default condividere, avere dei miglioramenti incrementali. Posso consorziarmi in modo più facile senza bisogno di accordi espliciti e condividere però la spesa del software per migliorare le soluzioni. Posso avere più controllo, vi dicevo, l'accountability del fornitore. Il fornitore è costretto a rilasciare il codice sorgente su cui sviluppa, quindi io posso verificare che il lavoro che viene effettivamente fatturato viene effettivamente svolto, posso rivolgermi a soggetti terzi per controllare la qualità del lavoro, posso rivolgermi anche a un altro fornitore senza avere occasione di lock-in in cui la persona o l'ente che mi ha scritto la prima soluzione poi mi blocchi all'interno del suo ecosistema. E addirittura sicurezza, perché ovviamente il concetto di cosiddetta security through obscurity, ovvero per dirla in italiano, vi ho detto la parola in inglese perché è tecnico tipicamente utilizzato, ma per dire in italiano non è altro che il concetto per cui se io tengo un design sicuro, chiuso e all'interno della mia. Non rivelo come le istruzioni di come una certa cosa è stata fatta è più sicura. Questa è una cosa che funziona in alcuni contesti molto antichi, ma nel mondo del software si è scoperto non funzionare assolutamente, anzi è vero il contrario. E addirittura la Commissione Europea, in un recentissimo studio, vi ho messo il link, ha calcolato che, ovviamente si parla di un ecosistema grande, non di un piccolo comune, ma di un sistema come un ecosistema paese o addirittura dell'intera Europa, ogni euro investito in un salario di uno sviluppatore che lavora su un progetto open, vengono generati almeno 4 euro di PIL. Perché? Proprio per questa capacità del software libero di creare degli ecosistemi di sviluppo, creare competenze, creare conoscenze. Questo qui è un piccolo cappellino introduttivo per darvi un'idea, per darvi un'idea di perché si è scelto l'open source, perché è importante investire e come e perché. Poi alcuni dei vantaggi che andremo a vedere nella scelta del software, nella scelta del tipo del modello, vengono fuori. E perché è importante andare a scegliere il buon software quando si va a lavorare su un contesto pubblico, che non sia solamente un buon software da un punto di vista tecnico, chiaramente dal punto di vista di tecnico è importante, ma esistono altre considerazioni che però consentono, quando prese insieme, di creare un ecosistema virtuoso in cui i soggetti e le varie pubbliche amministrazioni si aiutano tra di loro. Però quali sono gli strumenti operativi che il progetto Developers Italia si occupa di questo, cioè si è occupato in parte inizialmente di andare a lavorare con Agile, andare a lavorare con gli vari enti, le pubbliche amministrazioni, i fornitori, le associazioni, per sviluppare questo modello, per gettare le basi di questo modello. Ma una volta fatto questo, qui si parla del 2018, nella chiusura del testo, 2019 la pubblicazione di queste linee guida. Ma ovviamente se io faccio soltanto delle linee guida senza strumenti, una pubblica amministrazione, specialmente una pubblica amministrazione che non ha al suo interno le competenze per poter gestire questi progetti, si trova un po' spersa. Per questo sono stati sviluppati tre macro strumenti, che sono strumenti veramente operativi. Vi faccio una velocissima overview per raccontarveli e poi ne andiamo a vedere il caso specifico con Alessandro. Allora, il primo è quello istituito per legge, il più interessante è il cosiddetto catalogo del riuso. Che cos'è il catalogo del riuso? È un catalogo su cui vengono pubblicati da tutte le pubbliche amministrazioni italiane, o almeno secondo legge da tutte le pubbliche amministrazioni italiane, più da soggetti e da enti di terze parti che scrivono software open source e rigorosamente software open source, viene data questa vetrina su cui queste soluzioni possono essere pubblicate. Potete pensare a una specie di App Store. Perché sono importanti? Perché offrono un punto centrale sul quale amministratori pubblici, funzionari, ma anche in generale cittadini, perché qui poi il software pubblico può essere utile, magari non il software che serve per un portale per un comune, ma magari che ne so, un editor di testo, un software open in generale può essere utile per i cittadini, a trovare tutta l'offerta che è necessaria e che è utilizzata per digitalizzare correttamente la pubblica amministrazione o in generale un flusso di lavoro. Parallelamente al catalogo del riuso,
Uno strumento operativo che spesso viene sottovalutato sono le linee guida. Perché l'ho inserito come strumento operativo? Non sono un documento normativo? Sì, è vero, sono un documento normativo, soprattutto nella parte proprio di vera e propria linea guida, ma queste linee guida esistono dei cosiddetti allegati tecnici. C'era una domanda nei questionari a cui avete risposto su queste. Ho visto che in realtà non tutti, anche chi conosceva le linee guida non si era accorto, o non conosceva, insomma, non aveva mai utilizzato quelli che sono i cosiddetti allegati. Ma perché sono importanti? Sono importanti perché sono dei documenti che sono pensati per gestire direttamente i fornitori di tecnologia. Vi faccio due parole tra poco su questi. E poi, ultimo strumento, forse principe e più importante di tutti, perché è il vero collante, è il vero strumento che permette di creare un effetto rete e di prendere queste disposizioni che sono state create con il progetto di Developers Italia e portarle sul territorio, è quella che è cosiddetta la community. La community che avete già, di cui ave già avete sentito parlare con Designers Italia, perché è una community sono dei canali pubblici, esiste un canale Slack e un canale forum, come avete già visto, su cui per esempio confrontarvi sui modelli di design, ma in cui ci sono chi? Tecnici, ci sono sviluppatori, ci sono designer, ci sono funzionari pubblici, ci sono tutta quella serie di personalità che sono coinvolte nella digitalizzazione dei servizi. Ed è una community sia virtuale che sul territorio. Ovviamente sul territorio in questo momento limitata, ma è una community che è nata con degli eventi sul territorio, è nata con Hackathon ed è nata per condividere i progetti, i materiali, le esperienze, in generale per fare tutto ciò che riguarda uno scambio di conoscenza tra pubblico, privato e tra PA e PA. Ma anche, per esempio, ci sono i fornitori di servizi privati che utilizzano SPID per l'autenticazione dei cittadini, ci sono amministratori che fanno domande, che chiedono, o responsabili della transizione digitale che si chiedono magari quali sono i software migliori, quali sono i modi migliori per implementare una nuova pratica, per digitalizzare un certo tipo di contenuti o per digitalizzare un certo tipo di processi. O come offrire dei servizi in un modo migliore, si pensi al customer care, si pensi a tutto ciò che è collegato appunto alla mera progettazione, alla mera scelta di una particolare software, di una particolare installazione, tutto ciò che è il tema policy, tutto ciò che è il tema di strutturare la digitalizzazione in tutti i suoi aspetti che sono molto complessi. Con una community c'è modo di condividere queste esperienze e di mettere a fattor comune, in generale di far crescere la conoscenza in modo scalabile, però senza avere necessariamente un team centrale che deve rispondere a tutte le esigenze, ma al contrario per raccogliere le esigenze dal basso e le soluzioni dal basso. Vi faccio vedere velocemente il catalogo, poi ci penserà Alessandro a mostrarvi un pochettino meglio un dettaglio preciso, però per farvi vedere questo è ciò di cui parlavo quando vi dicevo è una specie di app store. Vedete, magari questo qui è un software che in questo caso fa una sala operativa per i vigili del fuoco e in ciascuna scheda vedete che ci sono le funzionalità, c'è la roadmap, c'è scritto quanto è vitale questo software, quindi se io lo devo scegliere per una mia attività, ci devo basare sopra magari un servizio del mio comune, io vorrò verificare che questo software non sia un software magari abbandonato dal 2013, ma sia un software che sia effettivamente utilizzato. E posso avere tutti i riferimenti, anche semplicemente un contatto tecnico. Contatto tecnico che è particolarmente importante perché appunto questo tipo di catalogo deve essere una vetrina, sia per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni che decidono di condividere o decidono di far partire dei progetti digitali innovativi, che quindi in questo modo acquistano visibilità, soprattutto quando sono di alta qualità, ma sia anche dei fornitori o delle aziende che in qualche modo si occupano di mantenere questo tipo di strumenti. Questo è vero sia nel caso di software a riuso che invece di software che viene da volte dalle aziende semplicemente donato, ma neanche donato, semplicemente viene costruito un modello di sviluppo che non è basato sulle licenze, ma è basato su tutto ciò che c'è intorno e quindi sostenibile. Quindi ci sono anche tutti i riferimenti, come vedete c'è la documentazione, c'è il codice, perché sono i riferimenti tecnici che un responsabile tecnico, insomma, chi poi andrà a prendere questo software, provarlo o a metterlo in produzione ha bisogno per l'effettiva messa in produzione.
Le linee guida sono il secondo strumento di cui già vi accennavo nella breve introduzione, che sono questo strumento che è frutto di una collaborazione tra Agide e l'Ex Team per la trasformazione digitale, adesso che è confluito nel Dipartimento per la transizione digitale, che sono questo documento normativo e vi consiglio di dare un'occhiata, cui consiglio di dare un'occhiata perché in realtà è scritto non a valore di legge, a valore normativo, ma è stato scritto per essere un documento facilmente consultabile e anche in cui ci sono tante domande alle risposte. Per esempio, se vi chiedete che cos'è una licenza open source o che cos'è una licenza open source con il copyleft, perché mi dovrebbe interessare tutta questa serie di risposte a domande più tecniche, si è cercato di dare risposta a queste domande un pochino più tecniche all'interno di questo documento. Questo documento quindi che è rivolto non a tecnici, ma appunto a decisori politici, ad amministratori e in generale a funzionari, potrebbe essere a voi come responsabili per la transizione digitale, ma senza richiedere necessariamente un background tecnico forte. Dov'è che però il background tecnico è inserito? Nella parte degli allegati alle linee guida. Come vi dicevo, questo è uno strumento che può essere molto potente nel momento in cui viene applicato e viene calato nel contesto delle realtà, soprattutto nel contesto delle realtà più piccole. Perché dico così? Perché le realtà più grandi o le realtà con più risorse spesso sanno già come gestire un fornitore tecnologico, hanno già tutti gli strumenti per applicare il modello e l'ecosistema di riuso e l'ecosistema che viene proposto all'interno del codice dell'amministrazione digitale, poi a maggior ragione nelle linee guida. Una piccola amministrazione, o un'amministrazione semplicemente che non ha al suo interno forti competenze tecniche, forti competenze di uso open source, ha molta difficoltà anche proprio nel poter parlare con e la stessa lingua del fornitore. Allora, per questo sono stati pensati questi allegati, che vi suggerisco di considerare molto fortemente la prossima volta che farete un contratto, la prossima volta che farete un capitolato di gara. Perché? Perché questi sono degli allegati che sono già pensati per essere presi, copiati e incollati in capitolati tecnici, come allegati. Per cui voi siete sicuri, vi faccio un esempio, c'è l'allegato D che ho citato qui, che è la guida alla presa e riuso di software open source, per portarlo poi su questo corso. Se voi trovate una soluzione all'interno del catalogo del riuso, in cui che soddisfa i vostri bisogni, su cui credete, su cui vedete che magari altre amministrazioni hanno già investito e che funzionano bene e che vi sembra funzioni bene, e la volete far gestire al vostro fornitore, che magari conoscete già, svolta sul vostro territorio o in generale fate una gara e selezionate un fornitore, allegando ai documenti questo allegato, l'allegato D, voi vi assicurate che tutte le prescrizioni di legge sono soddisfatte, quindi per esempio la titolarità del codice sorgente, per esempio la scelta di una licenza, per esempio tutti gli accorgimenti tecnici che sono necessari, che sono molto tecnici, io non mi aspetto che una persona che non sia uno sviluppatore li vada a capire poi, ma sono fondamentali per creare quell'ecosistema e tutti quei benefici di cui vi ho raccontato in apertura. Bene, se voi allegate semplicemente tra i vostri documenti di gara, voi siete sicuri che, che tutto ciò sarà rispettato. E quindi vi basterà far rispettare le prescrizioni che sono lì all'interno per poter gestire il vostro fornitore. E così come c'è la guida alla presa di riuso del software, c'è la guida alla manutenzione, c'è la guida alla creazione di un nuovo software, alla pubblicazione in catalogo di un software esistente. Quindi insomma sono tutti dei capitolati che sono già pronti, voi potete semplicemente prendere dal fornitore. Questi sono alcuni degli obblighi che sono infatti necessari. Faccio un esempio, vi citavo prima nel riassunto dell'articolo 69, la clausola di acquisizione della proprietà del codice, le indicazioni su come rilasciare le tecniche, ma ci sono anche altri elementi che sono all'interno di queste linee guida. Per esempio, il rispetto delle linee guida di design, la predisposizione delle API per interoperabilità, che è un tema che sarà sempre più importante, soprattutto in ottica di migrazione al cloud. Lo sviluppo in ottica cloud, per cui per esempio viene considerato l'approccio SaaS first, viene data preferenza all'utilizzo di componenti riutilizzabili, dell'approccio di sviluppo a microservizi, della possibilità di fare un deploy su un'infrastruttura cloud, che come sapete benissimo dai giornali, ma non solo dai giornali, anche dal piano nazionale di resistenza e resilienza, è l'aspirazione verso cui si sta andando.
E poi ovviamente l'integrazione delle piattaforme abilitanti, dove è applicabile. Bene, tutti questi temi, che sono generalmente complessi per una persona che non si occupa di tecnologia, e spesso sono complessi anche per una persona che si occupa di tecnologia tutti i giorni, per semplificare tutto questo lavoro ci sono gli allegati tecnici, e quindi sono semplicemente da incollare e da consegnare ai vostri fornitori. Viene proprio pensato come strumento operativo. Quindi in sintesi, e vi faccio un breve riassunto e poi lasciamo magari un pochettino più spazio alle vostre domande, spero di non avervi sconvolto con dei termini troppi tecnici. Una pubblica amministrazione quando opera, quando va selezionando. Allora, nella fase in cui siamo, quindi ho progettato il mio servizio, ho fatto gli studi, ho verificato, ho adeguato il contenuto dei miei siti, ho utilizzato gli strumenti Designer Italia per capire di che cosa ho bisogno, che tipo di servizi devo erogare, come li devo erogare. È il momento di realizzarli. Cosa devo fare? Effettuo una valutazione comparativa tra le soluzioni disponibili, in particolare dando preferenza alle soluzioni in sviluppo, in riuso e in open source di terzi. Per questo ci sono due strumenti. C'è il catalogo del riuso, che è un'interfaccia che potete usare, basta andare su developers.italia.it e lì avete tutto, avete accesso al catalogo. La community, per poter scambiare opinioni, idee, esperienze, sia per leggerle di amministratori o insomma di esperienze che sono già state positive, sia per raccontare la vostra, che è sempre una delle cose più importanti. Quindi questi due strumenti per quanto riguarda la prima fase. Se decide di acquisire invece software in licenza, quindi software proprietario, oppure di sviluppare di nuovo, deve motivare la decisione. E qui ci sono le linee guida che vi aiutano, c'è un albero decisionale che vi racconta e vi insegna a fare questo tipo di acquisizione in un modo corretto, in un modo soprattutto non soltanto corretto, non dovete pensare che questi siano degli adempimenti semplicemente burocratici che devono essere fatti per questioni di concorrenza, per questioni di altre leggi, anticorruzione, conflitto di interessi, non è questo. Chiaramente ci sono anche questi aspetti, ma non è questo l'aspetto fondamentale. L'aspetto fondamentale per cui questi sono documentati, sono ben documentate nelle linee guida, è per semplificare un processo, perché la scelta di uno strumento tecnologico è una scelta molto complicata, che ha tantissimi risvolti, che vi ripeto, anche gli esperti di tecnologia fanno fatica ogni tanto a fare. Quando si parla del cosiddetto calcolo del TCO, il cosiddetto Total Cost of Ownership, che vuol dire quanto mi costa questa soluzione, quanto mi costa non installarla, quanto mi costa personalizzarla, mantenerla, quanto mi costerà un giorno uscirne da questa piattaforma, come sono contenuti i dati, ho delle dipendenze in cui mi sto bloccando, introduco dei rischi per esempio che magari l'azienda X fallisca o l'azienda X semplicemente smette di utilizzare o di vendere questo prodotto e quindi mi ritrovo magari tra 3 anni con una soluzione morente, una soluzione su cui non posso più fare affidamento. Insomma, tutto questo genere di considerazioni che vanno fatte sono documentate nelle linee guida e sono fatte proprio come strumento il più semplice possibile, con un albero il più semplice possibile per aiutare anche i non esperti a prendere delle decisioni riguardo, diciamo, dei non esperti di tecnologia, magari esperti di altro, magari esperti di procurement, magari esperti di processi, ma a prendere delle decisioni tecnologiche. E poi l'altro obbligo della pubblica amministrazione, che è l'altra metà che dà origine all'ecosistema virtuoso, è il rilascio in open source di tutto il software. Soft o, come vedremo tra poco, magari delle semplici modifiche al software. E per questo anche qui, linee guida, soprattutto gli allegati, e community. Community perché la creazione di un ecosistema aperto intorno al software è una delle cose che poi dà la vera forza al software open source. E all'interno delle linee guida stesso è documentato un processo tale per cui voi considerate che nell'industria esiste la figura dello stratega open source. Ok? Quando la collega mi ha introdotto all'inizio ha detto Riccardo Diaconelli ha guidato la strategia open source di Mozilla. Perché Mozilla avrebbe avuto bisogno di una persona che fa strategia? Perché modello open source, la licenza open source è semplice da definire. La licenza open source è una licenza che permette l'utilizzo e la modifica del codice sorgente del software in modo libero, senza bisogno di ulteriori accordi, di ulteriori pagamenti, di ulteriori questioni. Ma io posso avere open source che è fatto come Wikipedia, posso avere open source che è fatto come Arduino. Sono due modelli di sviluppo completamente differenti. E
La pubblica amministrazione, per la pubblica amministrazione io avrò bisogno probabilmente di un modello che non è né l'uno né l'altro, ma un modello nuovo ancora. È un modello che però è disegnato intorno alle necessità e ai bisogni della pubblica amministrazione, che opera in un certo regime di budget, che opera per il bene pubblico, quindi magari ha meno problemi di concorrenza di altri attori, ha meno problemi di altro tipo, che opera in un regime estremamente normato. Insomma, ci sono tanti constraint che rendono la creazione di un modello open legato alla pubblica amministrazione è particolarmente importante e particolarmente unico. Bene, all'interno delle linee guida si hanno i migliori strumenti per cercare di creare questo ecosistema nel modo più sostenibile possibile. Ripeto, le aziende hanno delle figure al loro interno che hanno per studiare come utilizzare l'open source in base ai propri obiettivi. La pubblica amministrazione anche ce l'ha. Perché all'interno del Dipartimento per la Transizione Digitale, in parte, in Agida, anche in altra parte, ci sono delle figure che sono esperti di open source che fanno esattamente questo lavoro, cioè andare a cercare di mettere tutta quella serie di condizioni economiche, di regole, normative, per che semplifichino il quanto più possibile la vita agli amministratori pubblici che in un qualche modo devono avere a che fare con il software, in particolare con il software open source, e creare le migliori condizioni possibili perché questo software generi valore a tutti, a tutto il paese, a tutte le pubbliche amministrazioni, crei del software più sicuro e in generale risponda meglio ai bisogni del cittadino. Questo mi fermo perché ci sono a 10 minuti, quindi avevo promesso di lasciarvi un pochino di spazio ad ulteriori domande, visto che i temi sono abbastanza grandi, abbastanza vasti e li ho toccati soltanto, diciamo, da una visione d'insieme. Quello che mi conta è darvi una visione e darvi riferimenti poi per gli strumenti normativi, perché appunto il tema è estremamente complesso. Quindi, se ci sono domande, se ci sono, questo spazio l'ho pensato per le domande su ciò che ho detto e anche se volete degli approfondimenti o avete delle richieste per dei temi un po' magari se volete degli approfondimenti su delle questioni un pochettino più specifiche. Considerando che adesso, ripeto, io ho fatto la parte teorica, ho fatto la parte noiosa, poi Alessandro farà la parte un pochettino più divertente in cui andrete a vedere come si personalizza effettivamente, cioè come poi questo si traduce nelle attività di tutti i giorni. Allora, Riccardo, per adesso non ci sono domande, se verranno più avanti destinate a te te le proponiamo, quindi tu avresti a disposizione ancora 5 minuti circa, però se hai finito la tua comunicazione passiamo la parola ad Io sì, Alessandro. passerei volentieri la Vuoi comunicazione approfondire? e Passi poi la parola. grazie. Ok, va bene. Allora, sentiamo Alessandro Sebastiani che invece ci ricorda quali sono appunto le risorse e le possibilità disponibili per sviluppare il sito web di un comune. Alessandro, ci sei? Se Patrick. attivi la webcam Ah no, scusate, c'è la pausa. Scusate, c'è Mi la pausa, sentite? me lo ricordano. Sì, però c'è la pausa. Tornato. Se Riccardo mi dà un segno, Riccardo non c'è in aula, ok. Allora, quando aspettiamo Riccardo direi di rispondere adesso alla domanda prima della comunicazione di Alessandro Sebastiani. Allora, Valeria Catignani chiede se esistono strumenti che rendano più semplice la valutazione comparativa tecnica ed economica di software a riuso o open source, così come richiesto dall'articolo 68 del CAD. Spesso occorrono competenze molto approfondite, dettagliate e trasversali, non alla portata di tutti i dipendenti di una PA. Allora, sicuramente aspettiamo che Riccardo torni in aula per sottoporgli questa interessante domanda. Ha problemi con il PC, Riccardo. Allora, noi pensavamo di avergli risolti i problemi di Riccardo con il PC nella fase di prova, prima del collegamento. Vi ho perso, però immagino che mi sentiate. Ok, allora, provo a presentare direttamente io lo schermo. Un secondo.
riuscite a darmi un feedback vocale se vedete il mio schermo? Sì, Alessandro. E lo vediamo, sì. Perfetto, grazie mille allora. Allora, buonasera a tutti, ringrazio il mio collega Riccardo per aver introdotto gli argomenti di cui tratteremo in questo webinar. Allora, lo faremo da un punto di vista più pratico. Cercherò di riprendere gli stessi concetti, anche quelli ripresi dal collega Daniele Tabellini nello scorso webinar, ma di trattarli da un punto di vista più operativo. Allora, questo talk vuole essere quindi una guida più pratica che descrive come una pubblica amministrazione può cercare ed adottare una soluzione software che rispecchi le proprie esigenze e requisiti. Andremo a vedere quali sono i passaggi necessari per concretizzare il processo di riuso del software. Cos'è il catalogo del riuso? È stato già ampiamente descritto dal collega Riccardo. Andremo quindi velocemente a capire come utilizzarlo. Allora, la slide dovrebbe essere cambiata, scusate. Piccole considerazioni sul riuso prima di andare proprio sul pratico. Le due amministrazioni, una volta che un'amministrazione decide di prendere a riuso un software, lo fa quindi da un'altra amministrazione, chiaramente, che l'ha messa a riuso precedentemente. Tra le due amministrazioni non c'è bisogno di nessun contatto, è la licenza aperta a regolare le condizioni di utilizzo del software stesso. Il software può essere scritto da uno sviluppatore e personalizzato da un altro, non c'è nessun lock-in. L'API che riutilizza può personalizzare la soluzione come meglio crede e in base alle proprie esigenze. L'intero processo di pubblicazione è demandato totalmente agli sviluppatori, è il fornitore che segue l'ente ed è in grado di gestire in piena autonomia l'intero processo. E tutto questo quindi si traduce in un sistema efficiente e a basso costo. Come già visto nel talk precedente di Daniele, quindi nello scorso webinar, ci ha già illustrato come e in che modo vengono progettati e poi realizzati i vari template dei modelli di siti web. Supponiamo proprio di voler prendere a riuso un sito web. Quali sono gli step, i passaggi necessari affinché un ente possa realizzare e mettere online il proprio sito web? Innanzitutto la ricerca. Quindi andiamo sul portale di Developers Italia, dove c'è il catalogo del software, c'è la linguetta in alto proprio a sinistra indicata con software, da lì possiamo accedere all'intero catalogo, c'è una barra per fare la ricerca e da lì andremo a fare una ricerca per capire in base ai nostri requisiti e alla soluzione che vogliamo cercare. A sinistra, come vedete qui dallo screenshot, ci sono anche vari filtri che possiamo utilizzare per cercare la soluzione che più risponda alle nostre esigenze. Una volta individuata la nostra soluzione, che nel nostro caso è un semplice sito web, entriamo dentro la scheda per capirne i dettagli. Nella scheda software troviamo tutti i dettagli della soluzione scelta, come la funzionalità, la descrizione dettagliata, le caratteristiche tecniche, screenshots mo e molto altro. Un parametro molto utile è quello che vedete lì sulla destra, che è un piccolo grafico che rappresenta un indice di vitalità. Non è altro che un semplice calcolo che utilizza diverse metriche per ricavare uno score, un punteggio, che fa capire all'utente che vuole riutilizzare la soluzione quanto il software è sviluppato, quanto è mantenuto, quindi quanto è effettivamente attivo. Quindi questa è sicuramente una delle metriche più importanti che si vanno a valutare quando si sceglie una soluzione in catalogo piuttosto che un'altra. Ora vediamo il codice vero e proprio. Allora, come accennato, all'interno di questa scheda del software è presente un link, che è quello che vediamo evidenziato nella parte sinistra, indicato con codice sorgente. Questo porta direttamente quindi a uno strumento di code hosting, che non è altro che una piattaforma che offre dello spazio per lo più in maniera gratuita, dove poter ospitare il proprio codice, quindi le proprie soluzioni software. E qui, oltre a reperire le ulteriori informazioni più tecniche, possiamo fisicamente prendere a riuso il nostro software.
Come? Cliccando lì in alto a destra sul pulsante fork. Fork deriva dall'inglese che vuol dire dividersi, separare. Nel nostro caso, quindi, vuol dire crea la tua copia personale nel tuo spazio personale. Notate bene, da qui in poi i passi saranno più tecnici, ma è un'attività che potrà svolgere in piena autonomia, come detto in precedenza, il vostro fornitore e con estrema semplicità. Li mostriamo proprio per capire qual è la semplicità di questi passi, per effettivamente portare a riuso una soluzione. Quindi vediamoli insieme. Nella parte in alto a sinistra è la schermata, troviamo la schermata successiva alla pressione del pulsante fork, che indica fondamentalmente in quale spazio voler scaricare, diciamo così, copiare, forse è un termine un po' più adatto. La copia del software, la propria versione del software, appunto in questo spazio o personale oppure in un'organizzazione condivisa. Quindi, oltre a prendere fisicamente, quindi a riuso la soluzione, ci sono anche altri vantaggi in questa metodologia. Le due versioni, la nostra e quella da cui abbiamo preso il software, rimarranno in sincronia. Sarà quindi facile riportare eventuali modifiche effettuate dai manutentori ufficiali anche alla nostra versione. Prendiamo ad esempio una correzione ad una vulnerabilità di sicurezza più o meno grave. Ci accorgiamo, viene emesso un bollettino e il maintainer ufficiale della soluzione va subito a chiudere questa falla e noi vogliamo riportarla anche sulla nostra soluzione. Farlo sarà molto semplice. Avremo un piccolo pulsante che è quel fetch upstream lì, che ci consentirà di tenerla in sync, quindi riporterà automaticamente la fix riportata sulla versione dal manutentore ufficiale, la riporterà anche nella nostra versione. Allo stesso modo potrà accadere non solo per una falla e quindi magari andare a porre riparo, rimedio ad un problema di sicurezza o altro, ma potrà anche essere utile nel caso in cui venga rilasciata una nuova funzionalità. Quindi, laddove dovesse essere rilasciato una nuova area del sito web oppure no, un nuovo sistema di autenticazione, qualsiasi cosa, noi possiamo facilmente riportare queste funzionalità dalla versione da cui viene originata la nostra soluzione verso la nostra appunto personale. Sarà anche possibile fare viceversa. Quindi se la pubblica amministrazione che ha acquisito il software tramite il suo fornitore ha delle necessità particolari per cui va a sviluppare una funzionalità oppure, come sempre nel caso di prima, chiudere una vulnerabilità perché magari si rende conto prima dei manutentori ufficiali o qualsiasi altra sia la modifica da apportare e ritiene opportuno che questa modifica per il bene della community oppure per appunto problemi di sicurezza debba essere riportata anche sulla versione originale, può farlo sempre con lo stesso metodo. Quindi sarà sufficiente cliccare sullo stesso pulsante, invertire la rotta della modifica e creare appunto una pull request che non è altro che uno strumento per dire provo a ho effettuato dei cambiamenti sul tuo codice, vediamoli insieme e nel caso in cui vadano bene da entrambe le parti, le mettiamo insieme nella soluzione originale. Da qui in poi, una volta che abbiamo quindi ospitato nel nostro spazio personale questa nuova versione in questo caso del nostro sito web, con due semplici clic, come vedete, il primo è quello lì in alto sulle impostazioni e poi a sinistra su Pages, possiamo attivare una modalità tale per cui il nostro sito web venga automaticamente messo online. Quindi, attivando questa funzionalità, come vedete poi c'è un piccolo bannerino verde qui che indica che il nostro sito è stato pubblicato a quel determinato indirizzo, con due semplici clic abbiamo il nostro sito online pubblicato. Chiaramente adesso il sito web non ha alcuna modifica ed è riportato semplicemente per come era nella versione originale. Da qui in poi però possiamo modificarlo, perché di fatto il nostro sito è sul nostro spazio personale e da lì possiamo fare qualsiasi cosa. Andiamo a vedere un po' di dettagli.
Proviamo un po' a personalizzare il nostro sito web. Proviamo ad esempio a cambiare il nome del comune, perché come abbiamo visto nella schermata precedente, qui a destra, il nome del comune c'è scritto proprio nome del comune, quindi abbastanza identificativo direi. Proviamo quindi a modificarlo. Gli step per farlo sono abbastanza semplici. Il file index.html, che è quello che vediamo sulla sinistra, è quello che di norma funge da punto di accesso al nostro sito. Quindi sarà quello che andremo a modificare. Quindi clicchiamo lì e poi nella seconda schermata clicchiamo sulla matitina in alto per poterlo modificare. Da lì andiamo ad individuare all'interno del codice dove appunto viene espresso il nome del comune. E lo cambiamo ad esempio in comune di riuso. Quindi facciamo questo cambiamento e poi clicchiamo sul tasto verde per ultimo, come ultima operazione per inviare i nostri cambiamenti. Una volta fatto questa operazione, sarà sufficiente aspettare qualche minuto perché la piattaforma vada a ricostruire l'intero sito e lo ripubblichi nuovamente online. Il risultato sarà questo. Quindi noi con due semplici clic iniziali e questa operazione vista poco fa insieme, abbiamo concluso un'attività. Questo è il nostro risultato, il nostro sito web è online e ha già una modifica riportata che rispetta una nostra esigenza. In questo caso abbiamo solamente modificato il nome per semplicità, chiaramente, ma questo fa capire quanto questa operazione possa essere banale. Chiaramente con la stessa tecnica si potrà modificare qualsiasi area del sito web, quindi mettere un'immagine, togliere un'immagine, modificare un menu oppure un comportamento, qualsiasi cosa. Mi faccio nuovamente riferimento a quello che ha detto il mio collega Daniele Tabellini nello scorso webinar, dove vi ha mostrato il consorzio di comuni trentini. Che loro fondamentalmente hanno fatto uno scalino in più, creando due soluzioni complete e le hanno messe totalmente a riuso. La prima è Common Web, che di fatto è il sito web comunale, e la seconda è la stanza del cittadino, che va a rappresentare quella che è l'area interna riservata dedicata al cittadino stesso. A differenza del template su cui abbiamo sperimentato finora, queste soluzioni sono molto più complete. E come tali, chiaramente, richiedono uno sforzo maggiore per poterle rendere operative. Ma sono anche ben documentate ed un fornitore sicuramente non avrà problemi di sorta per personalizzare appunto queste soluzioni stesse. Da qui, dalla scheda del software, possiamo già vedere come ci sono gli screenshot che mostrano più o meno come viene visualizzata questa soluzione. Più in basso troviamo, anzi, subito in alto troviamo il link diretto alla documentazione. Da lì ci sono tutti i passi da seguire per poter prendere la soluzione, modificarla e eventualmente pubblicarla online. E in basso troveremo tutte le funzionalità aggiuntive rispetto al semplice template sito web che abbiamo visto prima. Un ultimo cenno al meccanismo del riuso è rappresentato dalla dichiarazione del riuso. Ogni ente, infatti, come previsto dalle linee guida dell'acquisizione e riuso del software per la PA e anche dal piano triennale, non appena una pubblica amministrazione acquisisce un software, ha l'obbligo di dichiararlo all'ente cedente. Come farlo è abbastanza semplice. All'interno della stessa scheda, come vediamo nella parte in alto a sinistra, c'è l'ultima voce che è intitolata proprio La mia amministrazione lo usa. Da qui si viene rimandati alla pagina di destra che spiega quali sono i passi da seguire per poter dichiarare all'ente cedente che noi stiamo riutilizzando la sua soluzione. Il meccanismo qui è un po' più tecnico, diciamo. Ma rappresenta lo stesso meccanismo che andremo a utilizzare per fare le modifiche. Si tratterà infatti di modificare un piccolo file ed inserire all'interno di questo file il nostro codice IPA, che è quello che rappresenta appunto la nostra pubblica amministrazione nell'indice delle pubbliche amministrazioni italiano, per dire che noi effettivamente stiamo riutilizzando quella soluzione lì.
Proprio su questo punto volevo fare un piccolo cenno per capire che cos'è questo file e come avviene tutto questo meccanismo di riuso. Cercherò di non scendere molto nei dettagli per non essere troppo tecnico, perché, come abbiamo detto all'inizio, sarà sì un webinar molto pratico, ma non vorrei scendere in tecnicismi. Fondamentalmente tutto il meccanismo avviene tramite appunto questi file, questi publiccode.yml, che di fatto sono dei piccoli file di metadatazione che contengono la descrizione del software. Quindi una pubblica amministrazione che decide di mettere a riuso il proprio software, per farlo non dovrà altro che prendere questo piccolo file e compilarlo nei suoi campi, inserire il nome, la descrizione, eventuali screenshots, un logo e tutto quello e le varie funzionalità, che sono poi di fatto quelle che andranno a popolare la scheda software che abbiamo vista in precedenza, questa qui. Per farlo, chiaramente Developers Italia mette a disposizione degli strumenti, cioè non si dovrà farlo a mano, diciamo, ci sono degli strumenti come il Public Code Editor, dove fondamentalmente si avrà davanti un form da compilare dove si andranno a inserire tutti i dettagli del software e proprio l'output di questo form, quindi alla fine premendo il pulsante invia, viene generato questo file. Questo file quindi sarà sufficiente scaricarlo, inserirlo nel proprio repository, quindi nel proprio spazio personale all'interno dove abbiamo il codice. E poi manca un ultimo step per poter dire a Developers Italia che effettivamente siamo a bordo del catalogo. Per farlo c'è un ultimo strumento, che è lo strumento di onboarding, dal quale una pubblica amministrazione può semplicemente dichiarare di questo è il mio spazio personale dove ho il mio codice, io sono la pubblica amministrazione X e quindi autorizzo Developers Italia a fare lo scan, quindi andare a verificare tutti i vari repository che sono all'interno di quella organizzazione, la presenza di eventuali file public code, perché chiaramente possiamo averne uno o più di uno. Ogni notte in Developers Italia c'è un piccolo strumento che gira e va a controllare tutti questi software, quindi ogni notte farà una scansione, andrà a vedere se effettivamente ci sono software nuovi, oppure se magari non ce ne sono più disponibili per qualche motivo, oppure se ci sono dei semplici cambiamenti, e automaticamente andrà a popolare o aggiornare il catalogo con le informazioni fresche appunto appena reperite.